bambini sono i grandi campioni del domandare. Che cosa potresti ottenere se tu imitassi l'innocenza e la curiosità dei bambini? Una fertile terra, una luna bonacciona. Il lavoro della mia vita è il risultato delle domande Ti è capitato di sentirti dire dopo la terza parola: tu sei sardo, vero? Oppure di non riuscire a controllare i toni della tua voce nei momenti in cui invece dovresti farlo. Oppure di rivederti, di ascoltarti e di dirti: ma questa voce non è la mia. E fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. Passerò trascinando il mio enorme amore in quale notte delirante e malaticcia. Ma come si fa ad avere una bella voce? Così grande. Sputa il cigres. La risposta è semplice: basta lavorarci con un professionista che ha dedicato la sua vita a ricercare le migliori tecniche vocali per farti raggiungere velocemente i tuoi obiettivi. Bene, lavoriamo adesso sulle vocali e sulla postura. Lavoro è chiuso. Mai autunno, mai primavera. Solo bel tempo, tutto il tempo. Da quali Golia fui creato, così grande e così inutile. Ottimo. E Dio, scacciato dal paradiso terrestre. Tutto il progresso umano è preceduto da nuove domande. Una persona che parla senza cadenza regionale viene percepita come più affascinante, più preparata, più autorevole. Se anche tu vuoi migliorare la tua comunicazione, inizia dalla tua voce.